Eccoci allora a un nuovo argomento, le equazioni. Per adesso cominceremo con quelle di primo grado, comunque in ogni caso le equazioni. Metà della classe sicuramente le ha già fatte nelle medie, ha già visto qualcosa. Facciano pazienza e controllino se hanno capito tutto bene. Per quelli che non le hanno fatte, vabbè, facciamo le cose il più facile possibile, a cominciare dal vedere il motivo per cui si lavora su queste problematiche. Il motivo viene fuori semplicemente guardando un esempio, un problemino semplice, che in realtà tanto semplice non è. Allora, problemino, lo chiamo il problema del mattone. Problema mattone. È un, anche lì qualcuno, non tanto magari nello studio delle equazioni, ma anche in altri contesti, ne ha già sentito parlare. Il problema sembra molto semplice, ma non è facilissimo. L'enunciato è così. Un mattone, che è il nostro, come dire, è il nostro attore principale, pesa. Allora, pesa un chilo più mezzo mattone. Non metto la domanda, ma è ovvio. Quanto pesa un mattone? Sembra due righe così facilissimo, in realtà non lo è, perché se io faccio una bella statistica per alzata di mano, su quali sono le risposte così che la gente prova a dare a questo problema, e poi c'è una persona su 10 che già lo sa, ma sono pochi. Immaginiamo di mettere come possibilità pesa un chilo, quindi chilogrammi del mattone sono 1, 1 e mezzo, 2. Dov'è che risponde la maggior parte della gente? Risponde in questo 1 e mezzo. Poi un certo numero di persone rispondono un chilo, pochissimi, se non nessuno, rispondono 2 chili. Questo perché si risponde a intuito. E l'intuito ti inganna, perché tu vedi questo chilo, un chilo più mezzo mattone ti fa pensare a 1,5 chili, e quindi la maggior parte delle persone mette 1,5 chili. Se non mette 1,5 chili, 1 chilo mette 1 chilo. A nessuno viene in mente che potrebbe essere 2 è troppo. La risposta, diciamo, ragionata, lo svolgimento del problema ragionato non è difficilissimo, però non è neanche intuitivo. Cioè queste risposte vengono anche lasciando la gente 5 minuti che faccia le sue prove, no? Sui ragionamenti. E il ragionamento che bisogna fare è questo. Allora, questo qui è un mattone, giusto? Che è la classica forma parallelepipedo. Spacchiamolo in 2. Allora, qui c'è mezzo mattone, ok? L'altro mezzo mattone buttiamolo via e mettiamo al suo posto un bel pesetto da 1 chilo, ok? Questo è un peso da scritto sopra, 1 chilogrammo. Buttando via l'altro mezzo mattone e sostituendo il chilo, non ho cambiato niente, perché 1 chilo più mezzo mattone vuol dire che io il mezzo mattone è quello che ho tenuto, e quello che l'ho buttato via l'ho sostituito con 1 chilo, quindi sono a posto, no? Allora, da qui vedo che se questo è mezzo mattone e l'altra metà è stata sostituita da 1 chilo, chiaramente il mattone è fatto di 1 chilo più un altro chilo, è chiaro, no? Che fa 2 chili. Uno è il peso che ho messo al posto del mezzo mattone che ho tolto, l'altro è il mezzo mattone che è rimasto. E siccome quello che ho tolto l'ho sostituito con 1 chilo, vuol dire che il mezzo mattone è 1 chilo, un mattone intero è 2 chili. Questa è la maniera, diciamo, elementare. È un problema che potrebbero fare anche i bambini elementari, non c'è bisogno di fare calcoli neanche con la virgola, è solo ragionamento.
Però vedete come invece la gente casca su, su l'assonanza dell'uno e mezzo col testo del problema. Qui invece vi faccio vedere che mentre fare questo ragionamento qui comunque implica alcune difficoltà, cioè bisogna mettersi lì, ragionare, eccetera, con queste famose equazioni vedrete che è tutto molto più semplice. Nel senso che le equazioni sono una specie di meccanismo in cui non c'è bisogno di riflettere tanto, per fortuna, quindi non dover fare chissà quali ragionamenti facilita le cose, no? È un po' come, non so, usare la calcolatrice invece che fare il conto a mano, ci pensi di meno, e stai attento a non fare errori. Ma... E cosa si fa con le equazioni? Intanto si chiama X tradizionalmente la cosiddetta incognita, cioè la cosa che voglio trovare. Chiamo con la lettera X quello che voglio trovare. Cosa voglio trovare? Il peso del mattone intero. Dicevo, ecco, chiamato X come incognita, quello che voglio trovare, il peso del mattone, devo cercare di riassumere in una formuletta, su cui poi faccio i calcoli, il concetto del problema. E il problema mi dice che X, cioè il peso del mattone, equivale a un chilo, segno 1, più mezzo mattone. Come posso scrivere mezzo mattone se ho chiamato X il mattone? Faccio X fratto 2, o potrei mettere un mezzo davanti al 2, uguale. Questa qui è l'equazione che mi riassume il problema, giusto? Adesso con un paio di trucchetti abbastanza banali che poi imparerete a fare molto velocemente, io arrivo alla fine, cosa mi serve? Sapere x uguale un numero, non una cosa che contiene di nuovo la x, perché se questa cosa qua di per sé così com'è non mi serve. Se x è uguale a un'espressione dove c'è dentro di nuovo la x, non ho risolto il problema. Io devo arrivare ad una x scritta da una sola parte con l'uguale e di là il risultato. Per fare questo bisogna spostare le cose, chi l'ha già visto lo sa benissimo, fare in modo che questo x mezzi per esempio sia di là e di qua ci siano solo numeri. Più che spostare, in realtà quello che facciamo è spostare le cose, però più che spostare noi facciamo delle sottrazioni o delle addizioni ad ambo i membri nelle equazioni che permettono questi spostamenti. Perché dovete pensare che l'equazione con il suo uguale, e, diciamo, è molto simile, paragonabile alla famosa bilancia a bracci uguali. La bilancia a bracci uguali è fatta in modo, sapete, che quando ha delle cose nei suoi, come dire, nei suoi piatti, che sono cose magari diverse, per esempio i pesini che mette chi deve fare la pesata e gli oggetti che deve pesare dall'altro, sono cose diverse, però i loro pesi sono equivalenti, per cui la bilancia sta in equilibrio, stanno fermi sulla stessa linea orizzontale gli oggetti. E noi sappiamo che una bilancia a bracci uguali, che è poi come un'equazione, questo è uguale a quello, se io aggiungo la stessa cosa in entrambi i bracci, per esempio prendo due oggetti o tre diversi da tutti gli altri che c'erano prima, ma faccio questa cosa su entrambi i bracci. Non so quanto ho aggiunto di qua e di là, ma ho aggiunto due cose equivalenti. La bilancia sta sempre in equilibrio. Qui lo stesso, se io aggiungo due cose equivalenti, l'equazione non cambia, il suo significato rimane valido. Lo stesso vale per toglierli. Io tolgo la stessa cosa di qui e di là, la bilancia sta in equilibrio. Ecco, allora facciamo una bella cosa. Togliamo ad entrambi i membri, tra l'altro si chiama primo membro quello che c'è a sinistra dell'uguale e secondo membro quello che c'è a destra.
togliamo ad entrambi i membri questo x mezzi. Perché lo togliamo? Perché io non lo voglio vedere lì a destra, io voglio tutte le x di qua. Allora togliamolo, facciamo x meno x mezzi uguale 1 più x mezzi, che è quello che ho qui, meno x mezzi. Vedete che in questi due, meno x mezzi qua e meno x mezzi qua, c'è questa famosa operazione di togliere a entrambi i membri la stessa cosa. Qui ottengo il risultato che volevo, perché x mezzi meno x mezzi vanno via, ok? Quindi io qui avrò un bel 1. Di là, facciamo un po' il conto, se io ho un euro e gli ci tolgo mezzo euro, quanto rimane? Mezzo euro, giusto? Se io un chilo gli tolgo mezzo chilo, rimane mezzo chilo. Quindi qua rimane x mezzi. Cioè, il risultato di questa differenza è x mezzi, che voglio abbreviarlo in x fratto 2. Sono a un passo dall'avere x da solo. Cosa mi serve ancora? Non avere quel 2 tra i piedi, cioè il fratto 2, che non voglio sapere quanto è x mezzi. X mezzi è 1, vabbè, ma io voglio sapere quanto è x. E allora cosa faccio? Nella bilancia bracci uguali, un'altra cosa che posso fare è raddoppiare o triplicare entrambi i contenuti dei due piatti. Rimane sempre in equilibrio. Oppure potrei dimezzare o dividere per 10. Ogni volta che faccio una moltiplicazione o una divisione sui contenuti dei due piatti della bilancia a bracci uguali, la bilancia non cambia, resta in equilibrio. Lo stesso in un'equazione. Primo membro e secondo membro, se li raddoppi tutti e due, l'equazione è valida come prima. E allora raddoppiamo, nel senso che facciamo 2 per e per 2. Raddoppiamo ambi i membri. Allora, se io raddoppio x mezzi, il 2 sotto del denominatore si semplifica, rimane solo la x, giusto? E se io moltiplico 1 per 2, cosa ottengo mai? 2, che è la famosa risposta che non era molto intuitiva, capite? Facendolo tante volte, questo lavoro di spostamento eccetera, alla fine imparerete con facilità, però avrete risolto un problema, cioè avete risolto il problema di affrontare certe situazioni apparentemente semplicissime ma che non sono intuitive in maniera molto efficace, trovando il risultato senza stare a pensare più di tanto. Ok, ce l'abbiamo fatta, va?